Sì, papà. Proprio così. Il mio marito. Ah, stanno giornalmente. Allora, lei ha superato un po' la crisi. Ma io l'ho superato da molti anni. Lei è andata a superare oggi. Quindi questo, che dobbiamo fare? Senta, i genitori oggi invece di Michele... Hanno fatto la loro scelta. Superato la crisi? Io non posso dire niente su di loro. Oggi, ma l'ho superato già 6-7 anni fa, da quando lei si è dichiarata e ha voluto andare avanti per conto suo. Io sono il secondo papà. È il marito della signora. A Napoli si dice che i figli sono i greci, non che devi fare. Quindi lei quando gli ha detto? Quando... L'ha sempre pensata diversa, come la pensa la mamma. Purtroppo io sono stata la mamma e ci sono stata io molto. Ma sì, perché è un caso storico a un certo punto, perché poi è un caso raro che capita una volta ogni 100 i papà non la ogni 100 papà, non so come tu dici. Però oggi è una giornata di merda. Sì, sì, per noi è una giornata molto emozionante. No, Alessia è sempre stata una ragazza felicissima, contenta della sua vita, delle sue scelte. E inoltre è dei suoi progetti a realizzare questo sogno. Ok, grazie.